F1, Hamilton, gara perfetta. Vettel, foratura inaspettata. AFP. Vettel, gara difficile sin dall'inizio, l'altra faccia della medaglia è quella di Sebastian Vettel, costretto a perdere punti importanti in classifica dopo l'inconveniente del finale. No, non è stata colpa dei detriti in pista, non so che problema hanno avuto le gomme. Poca voglia di parlare per il tedesco, che ha sofferto durante tutto il GP di Silverstone, subendo un sorpasso in partenza da Verstappen. È stata una gara difficile fin dall'inizio, ha detto il tedesco, con i freni hanno cominciato a bruciare mentre ero sulla griglia. Poi sono rimasto per tanti giri dietro Verstappen. Sono riuscito a passarlo solo grazie al pit stop. Il suo comportamento in pista? Non sono io a dover giudicare, conclude, astenendosi dalle polemiche. Raikkonen, solita sfortuna, viso lungo e scuro per Kimi Raikkonen, nonostante il terzo posto conquistato. Un problema alla gomma anteriore sinistra lo ha colpito, poco prima di Vettel, costringendolo a fermarsi ai box, perdendo così un meritato secondo posto in favore della Mercedes di Bottas. Per gran parte della gara la macchina è andata bene. Loro erano più veloci mentre noi abbiamo faticato ad esserlo in alcuni punti. È stata la solita situazione sfortunata, aggiunge il finlandese della Ferrari. È una sfortuna che continua a seguirci. Non so perché l'anteriore sinistra continuava a perdere la copertura e sono stato costretto a tornare ai box e sostituire le gomme. Poi il giro dopo quasi nello stesso punto è accaduto anche a Vettel, racconta Raikkonen. Non sono molto contento del terzo posto, ma è pur sempre un podio. Boh, la fortuna? Mi piace, è stato un meraviglioso 1-2. Valtteri ha gestito le gomme molto bene, non è andato troppo forte. Abbiamo avuto anche molta fortuna e che è stata tanta sfortuna per le Ferrari, ma ce la prendiamo. A dirlo è Toto Wolff, team principal della Mercedes, commentando a Sky la doppietta delle frecce d'argento. La Ferrari va molto forte, oggi ha avuto molta sfortuna, commenta Wolff. Ma dobbiamo rimanere piedi per terra e testa bassa, lavorare ogni weekend e aspettare un lieto fine. È la prima volta che abbiamo fortuna. A Baku in condizioni normali Lewis vinceva, poi i problemi con il cambio, è la prima volta che abbiamo fortuna e mi piace, ammette.